Siamo nel periodo delle feste natalizie, tutti più amorevoli, tesoro è probabilmente il termine più abusato in questi giorni. E personalmente non so voi, ma mi ci hanno chiamata amici, parenti, conoscenti, le cassiere dei negozi, perfetti sconosciuti. Si può mangiare poi liberi dai sensi di colpa, come se non ci fosse un domani, rimandandoli all'anno nuovo. E il 2018 sarà un dramma in tal senso, almeno per me, che a carnevale avrei pensato di vestirmi da Lara Croft in vista dell'uscita di Tomb Raider al cinema. Ma insomma, soprattutto è il periodo dell'anno in cui si ha la possibilità e maggior tempo per stare vicino alle persone a cui vogliamo bene. Io adoro queste settimane, anche se quest'anno è stato un Natale un po' anomalo, un po' triste per me, perché ho subito un lutto. Io credo che l'arte, ciò di cui si tratta in questo vlog, di cui spero vi arrivi l'intento, sia uno degli antidoti migliori contro le difficoltà e i dispiaceri che il passaggio su questo pianeta, che il percorso della vita, inevitabilmente ci pongono di fronte. L'arte come una delle forme d'amore più concrete che l'uomo sia capace di produrre per se stesso e per il prossimo. L'arte di cui mi occupo in forma di rosa, che è portatrice sana di emozioni positive, che incoraggia la riflessione o che riesce a riportare un sorriso anche laddove si sia momentaneamente perso. Per esempio, Chris Lowe, dei Pet Shop Boys, dice che il bello della musica è che riesce a far cambiare l'umore. Tutti conosciamo quanto può essere corroborante, arricchente e gratificante leggere un bel libro. Restiamo incantati di fronte alle opere degli artisti più vari e ci piace andare tantissimo, soprattutto in questo tempo invernale in cui escono i migliori film, al cinema. Questa potente macchina delle meraviglie, parola che ritroviamo nel titolo del nuovo lavoro attualmente in sala di Woody Allen e che sicuramente non mancheranno le meraviglie anche in The Greatest Showman, il film con Hugh Jackman, è uno sfavillante, sgargiante musical in cui lui è un impresario circense. O ecco, un'altra opera che mi piacerebbe vedere in questi giorni, per esempio, è Wonder, in cui Julia Roberts e Owen Wilson sono i genitori di Jacob Tremblay, il talentuosissimo bambino prodigio di Room, che ritroviamo a interpretare un personaggio affetto da una sindrome che ne complica lo sviluppo craniofacciale e quindi presumibilmente un'opera della narrazione molto commovente, toccante. Ma la fabbrica dei sogni del cinema per antonomasia, la casa che riesce sempre a donarci un sorriso dal respiro fanciullesco, è certamente la Disney. Dunque, mi sento di suggerirvi a cuore aperto la sua nuova opera firmata Pixar. Si intitola Coco e arriva al cinema il 28 dicembre. Vediamo il trailer. Ernesto De La Cruz, il più grande musicista di sempre. Vorrei tanto essere come lui. Obbedirai alla famiglia. Niente musica! Niente musica! Ambientato in un coloratissimo Messico, è un film perfetto per questo periodo, nonostante non tratti esplicitamente il Natale, perché ne riprende comunque tutte le argomentazioni, il valore della famiglia e degli affetti, quanto sia importante concedersi la possibilità di realizzare i propri sogni, trovando nei nostri cari la forza per farlo. E soprattutto si concentra sul ruolo di estrema rilevanza che dovremmo dare alla nostra anima, al nostro spirito, durante la vita. Signor della Cruz, mi aiuti a seguire i miei sogni. Doc, aspettami! Devi starmi vicino, bello! Non sappiamo dove ci troviamo.
vogliamo. Come spesso accade, dunque, la Disney permette agli adulti di riflettere su tematiche di portata agnosologica, edulcorando il tutto con un brillante piglio umoristico e con un brio musicale che affascina e diverte i più piccoli, ma tutti quanti in fondo. Michele! Ci conosciamo! Sono i tuoi antenati! Se non torni a casa prima dell'alba, sarai bloccato qui per sempre! Andiamo! La Disney, secondo me, non crea dei meri cartoni animati, ma realizza delle vere e proprie carezze che, lievi e sinestetiche, accompagnate dalle note, giungono dal grande schermo dritte dritte ai cuori degli spettatori. E qui ancor più, se si pensa addirittura che la vocazione di Miguel, del protagonista, è appunto quella della musica, che, come dicevo prima, no? È in grado di far cambiare l'umore. Per tutta la vita ho sentito qualcosa che mi rendeva diverso. Ai ai ai, ti ho chiesto una lustrata, non la storia della tua vita. La Disney, grazie a Coco, in cui appunto manifesta la rilevanza di sviluppare dei rapporti umani profondi, basati sulla sincerità, sul rispetto, sulla libertà, mi concede persino di fare un sorriso in questo momento, come accennavo, difficile. Mi permette di salutare in modo più tenero la persona che mi ha lasciato in questa dimensione, che non si capacitava tanto su questo fatto del vlog, del diffondere l'arte e il bello sul web, attraverso i social, ma che sicuramente sarebbe stata felice, è felice di vedermi qui a parlare di lui, perché proprio socialmente è stata una delle persone migliori che io abbia mai incontrato. E quindi ciao nonno, Coco e la sua dolcezza mi hanno fatto pensare a te. Andate a vederlo, stringendo le mani delle persone che amate, oppure se vi va fatemi sapere nei commenti in quale altro modo o con quale altra forma d'arte vi state allietando insieme in questi giorni. Fosse anche quella scansonata e oratoria del mercante in fiera, perché sarete d'ispirazione. Noi tutti siamo sempre in qualche modo la musa di qualcuno. E buone feste in forma di rosa.